E voglio parlare dell'immagine di Napoli di ieri, quel lungomare pieno di persone, di giovani, di adulti, di anziani, di bambini, di turisti. Sembrava un caos ordinato. Il popolo che ha scelto che cosa deve essere il lungomare del futuro. Pedonalizzato, e io penso a come quel lungomare sarà pieno di bici, di pattini, di skateboard, di sassofonisti, di artisti, di persone che leggono poesie, di poter parlare seduto su una sdraio, mangiare un gelato, assaporare i sapori veri della nostra città. Si ascoltava il suono del mare, emozioni uniche, questa è la nostra ricchezza. A noi non serve il capitale delle banche internazionali. Noi abbiamo questo capitale, lo dobbiamo preservare bene e valorizzarlo anche in termini economici. È una sfida che dobbiamo vincere tutti insieme. Ieri era molto bello vedere centinaia di migliaia di persone che in modo ordinato, senza creare problemi, una città pulita prima e dopo l'evento. Così deve essere sempre Napoli, una grande sfida che vinceremo tutti insieme, uniti, amministrazione, cittadini, imprenditori, ristoratori, operatori culturali, turistici. Prima sfida discontinua di questa amministrazione che ha dato un cambio di immagine forte alla città. Sì, la direzione abbiamo già intrapreso, già Piazza Dante era liberata, il centro storico liberato, ma questo è uno di quei passaggi storici. Io ho avvertito da napoletano, al di là del fatto di essere sindaco, ieri un momento storico. Credo che ieri Napoli ha vissuto un momento storico perché si è compresa la potenzialità della nostra ricchezza, della nostra cultura, della nostra storia, e ieri non è stata messa in campo una iniziativa imprenditoriale ed è stato un successo enorme. Immaginiamoci che sarà quando ogni ristoratore, albergatore capirà la potenzialità di quel lungomare, poi del centro storico, di tutta la nostra città. Io credo che possiamo diventare il vero attrattore turistico mondiale per i prossimi anni, questo ne sono molto convinto. Del resto, se ho ascoltato gli skipper, mi hanno detto che uno scenario di questo tipo di Coppa America non esiste in altre parti del mondo, perché la regata si fa qui in città, non si fa fuori, si fa in città. Un anno fa la Napoli era sulle pagine di tutto il mondo per la spazzatura, oggi per la Coppa America. Io sono impegnato giorno e notte per far ritornare tutti i napoletani orgogliosi di essere napoletani, e quando girano per il mondo dicono io sono napoletano e ti stringono la mano, non si girano dall'altra parte per le brutte immagini degli anni passati. Adesso siamo tutti uniti veramente, istituzioni, il mondo anche privato, penso che è una bella risposta anche di unità. Lasciamo da parte le polemiche inutili, importanti le critiche costruttive, dobbiamo sempre migliorare, non ci sediamo mai sugli allori. Già ieri tutti quanti mi dicevano di non tornare indietro, del resto io ho deciso, ma ha deciso soprattutto il popolo. Lungomare sarà sempre liberato.